imagination, just my imagination. Non è lei, just my imagination, just my imagination, just my imagination. Vi dico no. Non è lei, just my imagination, just my imagination, just my imagination. Vi dico no. Scommiamo e dopo un po' non è lei, just my imagination, just my imagination, just my imagination. Vi dico no. No, no, non è vero, no, non è vero, non è vero, no, non è vero, non è vero. Tua madre. No, no, non è vero, no, non è vero, non è vero, no, non è vero, non è vero. Tua sorella. C'è chi dall'altra parte del mondo dà un calcio ad un pallone rotondo che schizza in aria, diventa ovale, fa strani effetti, non mi sembra normale. Dei bambini che giocano a pallone, quando mai li hai visti in televisione? Gli stadi pieni, rimango perplesso, il telecronista è sempre lo stesso. Io credevo che un giocatore stesse concentrato solo sul pallone, invece questi hanno lunghi flashback, ma l'avversario in quel momento dov'è? Mai non è Benji, tutto è normale. Giappone vince il mondiale, mai noi e Benji, nessuno è mai stanco, ma quanto cazzo è lungo sto campo, chilometri, una trentina, costruito in cima a una collina. Loro non sanno calciare come noi, usano sempre posizioni idiote, poi riescono a tirare certe fucilate che volan raso terra per 10 puntate, rimbalzando sul palo il portiere, la palla non riesce a trattenere, e come accada ancora non so, sfonda la rete, il muro dietro e fa gol. Mai non li è Benji, tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale. Mai non è Benji, nessuno è mai stanco, ma quanto cazzo è lungo sto campo, chilometri, una trentina, costruito in cima a una collina. Delle risposte ancora io cerco, forse sta gente ha lavorato in un circo, corre, salta, vola. Schiera in campo la formazione 1-1-1 con Olly, Tom e Benji. Fischio d'inizio ed è subito Tom che passa la palla a Olly, il quale dribbla l'avversario, poi ancora un altro. Ma che succede? Mentre corre
guarda l'ora e dribbla un altro avversario. Ora si ferma a prendere un caffè, ne dribbla un altro, si prepara al tiro, si sta preparando. Sì, sì, sta chiaramente per tirare, me lo sento, adesso tira, ha la gamba alzata e finalmente tira! È un tiro incredibile, signori, la palla sfreccia, va a destra, poi a sinistra, poi sale, esce dall'atmosfera, poi riscende, va sotto terra, torna fuori, sta per entrare in porta, il portiere si tuffa! Mentre guardi Quark, ripenso alle cazzate fatte per te. Come ho fatto a farti quel favore, verniciare le pellicce delle signore, per un'ombrellata in testa o 10 punti qui. Poi un giorno hai detto: se mi vuoi bene, vieni con Greenpeace a salvare le balene, su quel gommone che l'anima vomitai. Ma quelle persone contrariate iniziarono a prenderci a fiocinate, ho ancora 8 punti di sutura qui. E quando mai hai detto andiamo a liberare e tutti gli animali dallo zoo comunale, la gabbia della tigre albina l'hai fatta aprire a me. Dopo mesi d'ospedale, come stai? Mi sembri Frankenstein. Con tutti quei punti potresti vincere la tegliera del Mulino Bianco. Ah,
te che sei naturalista, a te animalista, che dici per oggi che è bello, perché non muoci mai st'uccello, perché nel tuo te ci sei da una vita, anch'io come te sono iscritto, ma vuol dire altro. Alle sei, questa sera nella tenda dormo con lei. Fosse la volta buona che me la dà. Bastardi bracconieri, povere bestiole, dicevi mentre raccoglievi le tagliole. Mi chiedevo di tante trappole cosa ci fai. Giocando ad ascoltare i suoni del bosco, m'hai chiesto sai fare il verso del rospo. No, ma se vuoi mi viene bene il toro in calore. Guardando accoppiarsi due uccellini, mi hai detto non trovi siano carini. E io risposi sì, ma in realtà provavo invidia. Avevo capito dove tenevi le tagliole. Ah, a te che sei naturalista, a te animalista, che dici per cuoci che bello, perché non cuoci mai st'uccello, perché nel WWF ci sei da una vita. Viva, viva la figa! Per me Piero